La Madonna del Cardellino rappresenta uno degli apici più alti nell'arte di Raffaello nell'arco dei 4 anni o poco più che l'artista trascorse a Firenze. La composizione è soltanto apparentemente molto semplice. Come si vede, siamo di fronte a una Madonna rappresentata in primissimo piano che si staglia su un paesaggio quieto e silente, nel quale si intravede una città. Per quella cupola che l'artista realizza, la città può ricordare vagamente Firenze. La Madonna accudisce amorosamente 2 bambini che la distraggono un attimo dalla lettura del testo sacro che ha in mano. Accarezza affettuosamente San Giovannino, che porge un piccolo cardellino a Gesù Bambino, che ne accarezza a sua volta la testa. L'uccellino tenuto dai 2 bambini lega in un certo senso la loro vita da infanti, ma soprattutto prelude a quella che sarà la loro vita da adulti. Il cardellino con la sua testa macchiata di rosso rappresenta infatti il sangue versato sulla croce. Raffaello coniuga l'armonia gentile dei paesaggi del Perugino con gli stimoli che raccolse a Firenze. L'andamento cuspidato del gruppo di 3 figure e il dialogo di sguardi che si intrecciano dipende strettamente dalle idee di Leonardo, in particolare dal celeberrimo cartone con Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, realizzato per una pala destinata alla Santissima Annunziata. Il particolare tenerissimo di Gesù, stretto tra le ginocchia materne, deriva dalla Madonna di Bruges, scolpita da Michelangelo. Tutte fonti che Raffaello seppe rileggere, però in modo del tutto originale, all'interno di una visione che è solo sua. La visione della grazia del sentimento che lega insieme le figure e che si traduce in naturalezza di gesti spontanei che sembrano accadere sotto i nostri occhi. Il Vasari racconta che quando la collina che stava dietro al palazzo dei Nasi smottò, rovinando su quell'abitazione e trascinando con sé gran parte dei suoi eredi insieme al dipinto, pare che il proprietario si preoccupò di più della sorte dell'opera rispetto a tutto il resto. La Madonna del Cardellino rappresenta quindi anche un po' quello spirito degli italiani della ricostruzione, del cercare di recuperare dentro le macerie le testimonianze più vive della propria storia. Esattamente come il proprietario ordinò di rimettere insieme i molti pezzi in cui era stato trovato, tra le rovine della sua casa, il quadro di Raffaello. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!